Mancato accordi tra i sindacati di categoria e il curatore fallimentare di Ventures al tavolo convocato dall'assessorato al lavoro della regione Piemonte, restano confermati i licenziamenti dei 400 lavoratori ex Embraco che partiranno il 22 luglio al termine degli ammortizzatori sociali. Beh, siamo arrivati a un punto che io sto vivendo ormai da tanti anni, perché di Embraco mi occupai come parlamentare europeo la prima volta e trovo veramente incredibile di dover continuare a occuparmene, avvicendando incontri con istituzioni diverse, ma senza riuscire a individuare quella che è la soluzione definitiva. Sono fiducioso che il ministro Giorgetti, che conosco come persona seria e pragmatica, abbia, insieme al suo sottosegretario, preso in mano la pratica, garantendo una continuità al lavoro svolto, perché non si poteva buttare via tutto ciò che era stato fatto in passato, però pretendendo assolute certezze e immediate certezze. Ho parlato personalmente con il ministro Orlando per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, per riuscire ad avere questa copertura in più, visto che, ahimè, il governo impiega più tempo rispetto al previsto per riuscire a trovare una soluzione, anche perché il ministro Giorgetti ha ereditato dal governo precedente una situazione che non è che fosse stata chiusa o conclusa, ma una situazione che necessitava ancora di passi e di passaggi che sono delicati, che sono difficili, che sono complessi. Quindi ho parlato con il ministro Orlando, il mio assessore Chiorino si sta occupando direttamente con i dirigenti del Ministero di trovare questa soluzione, perché non si può immaginare di bloccare un sostegno a delle persone, a delle famiglie, e quindi io credo che sia un dovere delle istituzioni accompagnare queste famiglie con gli ammortizzatori sociali fin tanto che la soluzione non sarà reale e concreta. Sono anche molto fiducioso del fatto che il nuovo ministro Giorgetti abbia voluto approfondire proprio la sostenibilità del progetto e quindi abbia voluto verificarne con il sottosegretario Todde, perché era corretto seguire la continuità col lavoro che era stato svolto, però pretendere anche che ci sia davvero un momento di svolta.